stupido, ignorante, irrispettoso verso le leggi della fisica, pieno di stereotipi sulla cultura giapponese, americana, messicana e russa, un putpurri di personaggi già visti che si pestano per tutto il tempo. Ma anche dei difetti. Si dice ancora ma anche dei difetti, poco importa perché pure il film è pare uscito 10 anni fa ed è una delle rare situazioni in cui dico chi se ne frega, perché Bullet Train di David Leitch mi ha divertito da morire. Stiamo parlando di uno dei due registi di John Wick, non accreditato, del regista di Atomica Bionda e di Deadpool 2. Atomica Bionda mi ha divertito anche quello da morire. E ovviamente anche John Wick, certo, ha fatto anche un Fast and Furious, ma vabbè, può capitare. Ne hanno fatto talmente tanti che tutti i registi ad un certo punto si ritroveranno a fare un Fast and Furious. Ciò che traspare dai suoi film, però, è la sua professione d'origine. Lo stuntman e insegnante di arti marziali. È stato addestrato da Dan Inosanto, l'ultimo allievo di Bruce Lee, non so se mi spiego. E va bene, ma di cosa parla? La sto Bullet Train. Siamo su uno Shinkansen, i treni giapponesi ad alta velocità, e qui si incontrano diversi assassini, tutti legati da un filo sottile alla stessa missione. Ladybug, ovvero Brad Pitt, deve rubare una valigetta a Lemon e Tangerine, i quali devono riportarla insieme al figlio tossico salvato da un rapimento al boss russo Morte Bianca. Intanto, la giovane Prince tiene in ostaggio il figlio di Yuichi Kimura e non lo libererà fino a quando questo non avrà ucciso proprio Morte Bianca. E poi tutto si interseca, bimbo. Un film action alla ricerca perenne del colpo di scena che profuma di 2012, ma che ripeto, chi se ne frega, perché Bullet Train mi ha divertito come non mi capitava da molto tempo. Poi vabbè, con me se ci metti un po' di Giappone con le lucine e delle arti marziali vinci facile, sono un uomo semplice alla fine. Il film è tratto dal romanzo I Sette Killer dello Shinkansen, scritto da Kotaro Isaka, guarda caso, nel 2010. Se qualcuno di voi l'ha letto, mi dica se ne vale la pena. Che dire amici, il film scorre che una meraviglia nella sua azione inesorabile e spessa priva di senso. Quando si cerca di esagerare dal lato action si arriva a quelle cagate impossibili che hanno poco a che fare con le leggi della fisica. Così come a volte i comportamenti dei personaggi sono stereotipati e un po' stupidi. Così come l'umorismo da pulp action americano a volte è stucchevole, ma devo dire che funziona abbastanza bene e in qualche scena ammetto colpevolmente di aver riso di gusto. Ma nonostante ciò riesce a divertire e intrattenere, ovviamente se spegnete qualsiasi neurone che vi sia rimasto vagamente. Perché se nessun passeggero si accorge di sti sette assassini che si pestano su tutto il treno, tutto ciò è realmente incredibilmente fantascientifico. Ma di nuovo, chi se ne frega? Da Bullet Train passa onesta e potente la voglia di divertire. Ma a proposito di divertirvi, lo sapete che potete supportare il progetto Shiva Produzioni abbonandovi qui su YouTube a soli 99 centesimi? Presto per gli abbonati video super esclusivi e ovviamente supportate tutto il progetto e noi vi vogliamo un sacco di bene. Qualche giorno fa ho visto Prey, il prequel di Predator uscito su Disney Plus, anche questo molto divertente, ma come ho detto su Instagram l'ho trovato un prodotto precotto, freddo in maniera disarmante. Vi invito a guardare quello e poi la sera dopo a guardare Bullet Train e capire quale vi piace di più. Prey è diretto meglio, è più coerente, ha pochi difetti tecnici e poche cagate. Bullet Train ne è pieno, ma lo preferisco di gran lunga. Io leggo nella preferenza verso Prey una sorta di fredda affezione al tecnicismo e nella preferenza verso Bullet Train un'onesta voglia di divertirsi con il cinema ed emozionarsi anche con quattro cagate. E ve lo dice uno che in genere non guarda il cinema action, io in genere prediligo il cinema drammatico, lo sapete, quello in cui non succede niente, se non che i personaggi piangano per 20 minuti di seguito sullo schermo senza fare altro. Ma per il resto cosa c'è da dire su un film del genere? L'unica tematica affrontata è quella del destino e anche Hitchcock usava il treno per inscenare il concetto. Ma disturbare Hegel o Spinoza per un film che gioca ironicamente sul concetto di fortuna e destino mi pare un po' troppo. Anche perché il tutto si può riassumere con un semplicistico, semplice, ma anche veritiero per quel che mi riguarda, il destino dipende dalla nostra reazione a ciò che il destino stesso pone dinanzi alla nostra mente e al nostro agire. Non è il destino stesso a dirci di agire nel bene o nel male. La scelta non è già configurata, siamo noi, in ogni decisione, decidiamo se intraprendere il cammino del bene o del male. La fortuna e il karma non sono altro che rinforzi allineati al nostro modo di pensarla. E detto questo, io vi saluto. Se siete nuovi, iscrivetevi al canale. Se siete già iscritti, attivate la campanella, che le notifiche, se no, non vi arrivano. Non sapete quando escono i video. Bella, regà. Chi è il cinema? Sia con voi.